Come può la psicologia intervenire a sostegno della popolazione migrante? Se ne è discusso in un convegno al Maschio Angioino promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Sconfinamenti e dall'Ordine degli Psicologi della Campania. Obiettivo dell'incontro, aperto dal saluto del sindaco Luigi De Magistris, è riflettere sulle possibili strategie di risposta alle richieste di aiuto degli immigrati, valutando l'attività clinica e sociale dello psicologo in relazione al contesto legislativo e alle politiche di accoglienza. Un ragazzino migrante di un'altra etnia ha una necessità di integrazione a livelli più complessi, perché non solo deve essere integrarsi all'interno della sua comunità e del gruppo dei pari della sua comunità, ma anche a quello della comunità più allargata, che spesso ha un sistema di valori anche molto differente. Alla giornata di studi, a cui ha preso parte anche l'assessore alle politiche sociali Sergio D'Angelo, sono intervenuti operatori del settore che lavorano quotidianamente alle problematiche connesse al fenomeno migratorio.